Buonasera da Fabio Ferri e bentornati al consueto appuntamento con T-Sport, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sportiva della provincia di Firenze e della regione toscana in onda su Teleiride. Bene, oggi apriamo questo appuntamento parlando ovviamente di Fiorentina perché la squadra viola è attesa dall'ultima partita del gruppo di qualificazione di Europa League, una partita inutile di fatto per i viola che sono già qualificati e sono già certi della prima posizione nel gruppo K e al pari loro anche i bielorussi della Dinamo Minsk sanno già quale sarà il loro destino, ovvero quello di uscire dalla manifestazione, dato che proprio la squadra di Minsk si trova all'ultimo posto del gruppo con 0 punti. Sarà comunque un appuntamento in cui la Fiorentina avrà la possibilità di mettere in campo tanti giocatori che hanno visto poco il campo nel corso del campionato di Serie A e soprattutto anche un'occasione per capire se questi giocatori possono davvero contribuire alla causa di Montella. Noi intanto scendiamo nei dettagli con il servizio d'apertura. Domani, ore 21:05, la Fiorentina tornerà in campo al Franchi per l'ultima partita del gruppo K di Europa League, quella contro i bielorussi della Dinamo Minsk. Di fatto per la squadra di Montella una sorta di amichevole internazionale, dato che i viola sono già qualificati come prima forza del girone. Quella di domani sera sarà così l'occasione per Montella di fare turnover e valutare le condizioni dei giocatori che fino ad oggi hanno giocato meno. Tra le assenze certe dell'ultimo impegno europeo, Babacar, che non ha concluso l'allenamento di ieri per un problema alla giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Quasi sicuramente non giocherà neanche Ahmed Gazi, e questa non è decisamente una novità per un giocatore che con la maglia viola è sceso in campo per 213 minuti complessivi dal suo arrivo il 1 luglio 2012. Il giocatore è però stato al centro di un piccolo caso con alcuni media egiziani che avevano riportato erroneamente della rescissione del contratto e con la Fiorentina che ieri ha voluto smentire prontamente tali voci. Oggi pomeriggio intanto i viola hanno svolto sul terreno del comunale una sessione d'allenamento a porte aperte, ultima tappa di avvicinamento ad un match che ovviamente la Fiorentina affronterà senza patemi d'animo, seppur con la volontà e la possibilità di mantenere l'imbattibilità in Europa League. Compito non impossibile considerando che finora ci sono riuscite 10 squadre delle 48 partecipanti alla fase a gruppi e soprattutto ricordando la modestia di un avversario che, ultimo a 0 punti, si è da tempo rassegnato ad uscire dalla manifestazione europea. Come negli ultimi appuntamenti continentali, resteranno a riposo i vari Pizarro, Gomez e Gonzalo Rodriguez, assieme a Mati e Joaquin, che non sono in lista UEFA. La formazione dovrebbe così vedere tra i pali Tatarusanu, in difesa, considerando che pure per Savic dovrebbe esserci un turno di riposo, Richards e Tomovic sono sicuri di partire titolari nella linea 3, insieme a uno tra Alonso e il giovane Mancini, che dopo le panchine con Minsk, Pauk e Gingamp potrebbe davvero esordire in prima squadra. A centrocampo sarà di nuovo il turno di Badelli dal regista, con Aquilani e Lazzari nel ruolo di interni. Sulle corsie, Vargas sembra destinato ad una maglia da titolare come Kurtic, che giocherà sulla destra nel caso Montella non dovesse decidere di far scendere in campo Cuadrado, squalificato in campionato. In attacco invece la scelta dovrebbe essere facile, dato che con l'infortunio di Babacar e con Gomez, che verrà tenuto a riposo, i giocatori offensivi disponibili rimangono solo 3, il sopracitato Cuadrado, Marin ed Ilicic. E parliamo ancora di calcio, ricordando lo storico risultato di una squadra fiorentina di Serie D. Si tratta dello Scandicci, allenato da un ex viola come Francesco Baiano. Bene, lo Scandicci ha vinto la gara dei quarti di Coppa Italia di Serie D contro il Pontisola, squadra della provincia bergamasca, con un netto 3-0 in trasferta, grazie alle reti di Papini e Alderotti nel primo tempo e di Bini nel secondo. Così lo Scandicci raggiunge le semifinali, era la prima volta che lo Scandicci giocava nei quarti e dunque sarà anche la prima volta nelle semifinali di questa Coppa Italia di Serie D e l'avversario sarà senza dubbio Ostico in semifinale. Si tratta infatti di un doppio incontro, gara d'andata e di ritorno contro la Correggese, squadra che l'anno scorso, se vi ricordate, ha conteso a lungo il campionato di Serie D alla Lucchese.
Varese con i rossoneri, le pantere di Lucca, che poi alla fine riuscirono a spuntarla sulla squadra di Correggio. Ma noi staremo sicuramente a vedere cosa succederà in questa semifinale, in questa doppia semifinale di Coppa Italia. Intanto la nostra regia ci ha anticipato la classifica del girone 4 di Serie A di rugby, quindi parliamo ovviamente di palla ovale, con una partita che si è conclusa nel fine settimana, che ha cambiato molto di questa classifica, soprattutto ha cambiato le posizioni che sono là al limite tra la pool promozione e la pool retrocessione. La terza e la quarta posizione sono occupate infatti da Prato Sesto e Firenze Rugby, ma proprio nel fine settimana c'è stato il derby tra queste due realtà. Il Firenze Rugby era in vantaggio, si trovava al terzo posto e invece, perdendo contro il Prato Sesto, è stata superata. Vediamo poi tutto il resto della classifica, con Gran Sasso saldamente primo, Accademia Nazionale Ivan Francescato secondo, poi appunto terzo e quarto il Rugby Fiorentino e poi Unione Rugby Capitolina e CUS Perugia. Noi per parlare però di questa partita e per parlare di questa classifica abbiamo in collegamento il collega della Nazione Filippo Mazzoni. Filippo, bentornato in T-Sport. Buonasera anche a te. Allora, non ti facciamo sforzare troppo perché so che sei anche un po' raffreddato, ma ti ringraziamo per essere qua con noi ovviamente. E parliamo di rugby, parliamo di questo derby che dicevamo terminato 18-20 per il Prato Sesto, che di fatto ha cambiato il panorama fiorentino del rugby. Adesso è il Prato Sesto a trovarsi nella zona pool promozione. Sì, il derby in effetti ha cambiato qualcosa dal punto di vista di classifica, anche se tutto è ancora da decidere per quello che riguarda appunto il terzo posto. Credo di poter dire che Gran Sasso e Accademia hanno già fatto un passo quasi decisivo per quanto riguarda l'accesso alla pool playoff. Per quanto riguarda il terzo posto sono in effetti ancora tre le squadre, come era poi nella settimana scorsa, a contendersi un posto per appunto accedere a questa fase di playoff, evitare quindi la play out e eventualmente la paura della retrocessione, tra virgolette. E indubbiamente il derby della settimana scorsa è stato importante perché ha visto Prato Sesto imporsi 20-18, partita equilibratissima, partita che da un punto di vista di fasi statiche ha visto soprattutto nel primo tempo che non è Prato Sesto dominare rispetto a Firenze, però che Gagliardo vuole essere rosso, grande volontà da parte della formazione dei Rossi che ha lottato fino alla fine. E anche nel gioco aperto è sembrato avere qualcosina in più Firenze rispetto all'Unione Prato Sesto. Diciamo che le squadre sono abbastanza equivalte, che c'era la possibilità per l'uno o per l'altra di vincere. Ha vinto Prato Sesto, che ha avvistato il successo dell'andata e ha cavalcato di classifica la formazione fiorentina, adesso ha qualche possibilità in più rispetto a Firenze di poter eventualmente puntare proprio al terzo posto. Credo che sarà decisiva probabilmente delle sorti di entrambe le squadre la prossima giornata e in special modo la partita che vedrà l'Unione Prato Sesto ospitare sul proprio terreno la Capitolina. È una partita che, come ricordavi anche dalla classifica, sarà uno scontro diretto tra due squadre che sono lì vicinissime, divise da appena 3 punti in classifica, e a quel punto probabilmente chi vincerà potrà ancora veramente puntare al terzo posto, chi sarà sconfitto probabilmente dovrà scendere e iniziare a pensare invece al play-out. L'avevamo detto un po' anche la settimana scorsa quando ci eravamo sentiti proprio in previsione della sfida del derby, e vedremo un po' insomma quello che succederà in questo fine settimana. Firenze deve essere brava a sfruttare il possibile turno a favore e cercare di far punti e poi essere pronto magari nell'ultima giornata, proprio se non sbaglio, per a giocarsi a Roma contro la Capitolina le proprie chance di poter accedere al terzo posto. Vediamo, insomma, diciamo che in questo momento Prato Sesto ha dalla sua il vantaggio dei punti in classifica e il vantaggio di poter essere arbitro del proprio destino. Ecco Filippo, velocissimo e poi ci salutiamo, ti chiedo una cosa riguardo appunto allo sviluppo futuro di questo campionato di Serie A, perché noi abbiamo detto che appunto ormai c'è un posto solo per andare in pool promozione, considerando l'Accademia e il Gran Sasso ormai già come dire qualificate per questa pool promozione, rimane solo un posto. Io ti chiedo però, per chi rimarrà fuori delle nostre, delle fiorentine ovviamente, sempre che poi non ci soffi un posto proprio Capitolina, che tu hai ricordato, è lì molto vicina, è anche una squadra con grande esperienza che viene dal campionato d'eccellenza. E poi anche 2 scontri diretti con entrambe le squadre, per cui insomma Capitolina vincendo tutte e 2 le sfide potrebbe ancora arrivare al terzo posto in classifica, quindi ancora appunto molto, molto in alto mare da un punto di vista effettivamente di classifica.
Ma secondo te poi ci sarà la possibilità eventualmente per la squadra che dovesse andare in pool retrocessione di ottenere una salvezza tranquilla? Perché poi il rischio sarebbe quello di precipitare fuori dalla Serie A. Credo non ci sia questo dubbio né per l'una né per l'altra squadra, onestamente, vedendo un po' quello che sono gli altri calendari, gli altri campionati e soprattutto anche quello che ci abbiamo vicino a noi, vorrei dire lo stesso Custerucia, credo sia veramente di un gradino o due inferiori sia a Unione Prato Sesto che a Firenze, quindi insomma da quel punto di vista è giusto stare tranquilli e vedere il futuro in maniera positiva. Certo, ovvio, le partite vanno tutte giocate, magari arrivi a giocarti in uno scontro diretto, non in perfette condizioni fisiche, oppure senza quei due o tre giocatori che sono in grado di farti la differenza, a quel punto diventa un pochino più problematico, anche perché credo che il 3 gennaio, quando riprenderà la seconda fase del campionato, appunto con playoff o playout che siano, alcune squadre, quelle che hanno magari un budget a disposizione per poter rinforzarsi, potrebbero anche decidere di fare qualche mossa di mercato, e quindi magari potremmo vedere, come è successo l'anno scorso a Perugia, arrivare quei 2, 3, 4 giocatori che permisero a Perugia l'anno scorso di fare il salto di qualità e di permettere alla formazione Umbra di salvarsi in un campionato che fino a quel momento li aveva messi in grossa difficoltà. Perfetto Filippo, io ti ringrazio anche per questa previsione futura su quello che potrebbe essere la pool retrocessione. Ovviamente ci sentiremo più avanti per parlare di rugby, ma non solo, anche perché l'Ambra, di cui sei addetto stampa, ha riportato una sconfitta che forse non ci aspettavamo contro il Castenaso, ma ne parleremo più avanti. Il tempo scorre, io ringrazio Filippo Mazzoni della Nazione e l'appuntamento grazie, ovviamente la prossima volta. Grazie mille. Andiamo velocissimamente a vedere il prossimo servizio dedicato a una società ciclistica di grande tradizione e grande storia che mette la sua storia in mostra per tutti coloro volessero appunto far parte, assistere a questo spettacolo del mondo delle due ruote. Ricordare, dal latino re cordis, ripassare dalle parti del cuore. Lo scriveva anche il saggista uruguaiano Eduardo Galeano e, in sintesi, è stato proprio questo l'impulso con cui si sono aperte le porte della mostra del ciclo club appenninico presso il centro storico di Borgo San Lorenzo, all'angolo tra Piazza dell'Orologio e Via Mazzini. Cimeli, coppe, stendardi, fotografie, reliquie di una vita passata sulla sella, a pedalare e a costruire un percorso lungo oltre 39.000 giorni, da quel lontano giugno del 1907. Il taglio del nastro, avvenuto il 5 dicembre, ha consentito e consentirà a tutti i visitatori di ammirare oltre 100 anni di storia dell'intera comunità mugellana e non solo, per un patrimonio dello sport che ha vinto la sfida contro il tempo. I ricordi delle stagioni recenti si uniscono a quelli della storica e celeberrima Coppa della Liberazione, corsa dedicata alla categoria allievi che toccherà le 70 candeline nella prossima edizione e che, nel proprio Albo d'Oro, accoglie ciclisti del calibro di Diego Ulissi e Daniele Bennati, passando per il ciclo club Samoa, che nei primi anni 70 dominò la categoria dilettanti, gli odierni Under 23, vincendo il titolo regionale con Roberto Rosani e il titolo italiano con Bruno Vicino. In esposizione anche l'ultimo modello nel campo delle bici, la Bianchi Infinito CV, in vendita presso lo sponsor del cicloclub appenninico Mugello Bike. Sono pagine sportive, civili e sociali. Fino al 6 gennaio tutti gli appassionati avranno a disposizione i tasselli della storia secolare della società biancorossa. Una storia che attende solo la prossima corsa e il prossimo ricordo per continuare a vedere il mondo da una sella. T-Sport di oggi termina qua, ma ovviamente noi ci vediamo domani per un altro appuntamento con lo sport fiorentino e toscano. Arrivederci!